Ci troviamo sulla strada degli americani, la cosiddetta strada di Valle Porcina. Ecco come si presenta il manto stradale, un problema che conosciamo tutti da anni, risegnalato alla nostra redazione, la quale si è subito catapultata in zona per farvi vedere con le nostre immagini quello che giornalmente purtroppo gli automobilisti trovano su questa strada: buche, dissesti vari. Torniamo indietro di 8-9 anni, quando la provincia presentò un progetto di ampliamento per questa strada interpoderale, al quale però alcuni comuni dell'area si sono opposti. Questo progetto è terminato così e quindi non ci sono stati risvolti positivi o negativi che essi siano. Naturalmente, la nostra redazione vi propone soltanto queste immagini per farvi capire che è ora di intervenire. E spera che i comuni di quest'area possano consorziarsi e trovare un accordo comune per risolvere questa problematica. Siamo stati qui una ventina di minuti e su questa strada sono transitate almeno 50 macchine, ma è ogni giorno così, oltre ai mezzi pesanti, perché questa arteria viene utilizzata anche dai lavoratori che si recano presso il nucleo industriale di Isernia Venafro e è utilizzata dai cittadini dei comuni di Montaquila, Colli a Volturno e Fornelli.